presidio a Torino organizzato da Arcigay in occasione della discussione alla Camera sulla proposta di legge contro l'omofobia e la transfobia. Sentiamo le voci che abbiamo raccolto. Siamo qua davanti alla prefettura perché in Parlamento viene discussa la legge contro l'omofobia e la transfobia, che è una legge che prevede un aggravante di reato per i reati commessi con odio verso persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali. Quindi non un nuovo reato, ma un aggravante a reati già esistenti. Questa legge è nata in seguito all'aumento esponenziale di episodi di omofobia, persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali che vengono quotidianamente picchiate, maltrattate e molte volte anche uccise proprio per l'odio verso la loro diversità e verso quello che portano con la loro vita. E negare questa legge, accettando le pregiudiziali proposte dall'UDC, dalla Lega e dal PDL, significa legittimare questi atti di omofobia. Noi siamo qui oggi per protestare contro questo, per avvisare la città di quello che sta succedendo. E non far passare questa legge significa rendere le persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali cittadini di serie B in questa Italia. Sta per ripartire la discussione sulla legge contro l'omofobia e la transfobia. Una legge che non ci metterebbe sicuramente al pari degli altri paesi europei, ma ci farebbe fare un piccolo passo. Una legge che non promuove diritti, ma una legge di tutela e di sicurezza. Sono state presentate ancora una volta delle pregiudiziali di costituzionalità. Si vuol dire che in questo paese c'è un problema costituzionale nel tutelare le persone omosessuali e transessuali. Noi respingiamo fermamente questa posizione, sosteniamo la legge che tutela le persone omosessuali e transessuali, lo facciamo oggi, lo facciamo nei nostri Pride, lo facciamo nelle nostre manifestazioni, se necessario continueremo a farlo. Noi vogliamo che il nostro paese faccia dei passi in avanti, sono piccoli passi questi, guardate, non ci fanno raggiungere sicuramente i livelli dei paesi più progrediti, però sono passi necessari non soltanto per le persone omosessuali e transessuali, ma per tutto il paese, per tutti i cittadini che ritengono che ci sia un problema di sicurezza e di dignità da tutelare.